che la Fiorentina in tutto il campionato 23 tiri in porta non l'aveva mai subiti. Meno spumeggiante. A proposito di Udine e a proposito di Napoli-Bologna, io devo dire... Doppia goduria, Napoli-Bologna ha fatto 6 punti in trasferta. Se qualcuno mi avesse detto che in semifinale, ora cosa possibilissima, si incontrassero Fiorentina e Bologna, gli avrei dato di pazzo paranoico, e invece ora c'è veramente questa possibilità. Il Bologna deve vincere a Milano. Tu non ho capito in base a quale stranissimo mistero, invece che essere Roma Fiorentina è Fiorentina Roma il 16 di febbraio, sì, no, quindi meglio. Non ho capito perché, ma non è necessario approfondirlo. In classifica rispetto alla scorsa campionato, ma hanno spostato la data, non hanno voluto cambiare quello. Ogni tanto raccattare quello che passa di comodo, certo, non fa mica male, hanno insegnato che va bene. Tra l'altro Migliaccio, chi è questo? Ma che ti frega, va avanti. Migliaccio, una nota curiosa, è un grandissimo, a parte un gran papà, ma un grandissimo cavallerizzo, Ah sì? Questo è Marilungo. Marilungo, che si è spaccato mezzo. Passiamo spesso e volentieri, non insieme, ma lo vedo la domenica pomeriggio o mattina, a seconda di quando c'è la Fiorentina, alle giostrine con i bambini, sia io che lui. Quindi devo dire che è molto bravo anche sui questa capelli. Questa era una notizia senza la quale non potevamo andare in onda. Onestamente, adesso ci facciamo il titolo. Colore, e sarà il nostro titolo per tutta questa puntata prenatalizia. Il cuore di Migliaccio e Mattei, doppio M, De Amicisiana. Tu chi fai? Franti o Garrone? Visto che... No, io faccio lo stagliere. Lui è Garrone, non è Franti. Chi è? Eccoci. Migliaccio si è guadagnato il posto a Udine. Intanto l'Inter va vicino al 2-1. Si è guadagnato il posto a Udine, non solo per il cuore, come dice Montella, ma perché a Udine, quando è entrato in campo, è stato sicuramente 2 alla fine. 2 alla fine, e l'Inter per la seconda volta è andata vicino al 2-1. Raffaello, no, visto che tu hai giocato la vittoria, lo dico per Giorgio, te. Giorgio, lo fanno. Ora segnano. Sì, ecco, la fortuna che ha Stramaccioni. No, segna l'Inter, di sicuro. È fatta. Come la Juve ha vinto a 90. Io non so se riusciamo, perché non so se le nostre formazioni lavorative di là sono già a posto, ma riusciamo a vedere eventualmente la classifica della Serie A, perché la classifica della Serie A di oggi rispetto a quello che potrebbe succedere sulla carta, eccola qui, l'Inter ad ora è a 35 punti, perché questa grande è la classifica alla Juve, già con il la Juve sta andando già su, però guardate in definitiva, in 8 punti, tirando dentro, tiriamo dentro anche il Milan a 27, in 8 punti ci sono la bellezza di 6 squadre. Infatti. Ed è una volata seconda, terza piazza veramente interessante. 2-1 dell'Inter, sbagliato sul palo, sbagliato anche questo, ecco. È giusto che finisca così, se sbagli così tanti gol è giusto che tu non vinca in casa. Inter 35, Lazio 33, Fiorentina 32, Napoli 31, Roma 29, Milan 27. Questa, la Fiorentina se vince può andare. Possiamo a prendere una cosa, è anche forse degli ultimi 4-5 anni la più bella volata, perché comunque non era così, c'era già uno stacco più netto fra la zona Champions preso e preso il palo l'Inter. Qui sì, adesso è veramente due pali, come dicevi. Vabbè, bene, però si gioca Milan per il secondo posto, cioè voglio sì, dire, però è una volata in campionati dove c'è la squadra, sì, però che lo uccide. Ci sono 5 posti europei da assegnare. Certo, no, da quel lato è interessante, squadre. Però insomma è lo scudetto degli altri, questo un campionato finito a nemmeno al giro di boa, da quel sotto il profilo dello scudetto, ovviamente. Oddio, gli juventini devono stare attenti. Io mi ricordo un anno che l'Inter recuperò sul Milan 12-13 punti, una cosa di questo genere. Inter allenata da Invernizzi, era 70-71 e i punti valeva due, c'erano due punti ed erano 9, sì, 9 punti di ritardo, sì, e venne fatta quella famosa, sì, tabella in aereo tra, esatto, Mazzola, che il Milan Corso, ripreso Altafini, che era Napoli, scappato, sì, in Brasile, e ritornò, sì, in Italia. Da quando ritornò Altafini il Milan cominciò a perdere. Finito, e lo detti, glielo ricordo ancora ora tutte le volte che lo vedono. Questo è un altro paio di maniche. Qualcuno ci dice qualcosa da casa per il momento?
momento no, sono tutti impegnati o a mangiare o a dormire o a seguire la trasmissione. Ma chi ha giocato bene oggi nel Genoa, almeno per quando ho visto io la partita, Vargas. Ma mi dicono che stia, tra l'altro, la freschezza fisica che aveva ai primi tempi di Firenze. Cosa è successo? Abbiamo Vittorio infortunato. Abbiamo un Vittorio con tre gambe. Abbiamo visto Marilungo prima. Marilungo con le stampelle. E ora arriva anche Vittorio Betti con il bastone. Piano piano, con calma arriva. Con calma. E il nostro dottor con calma. Adesso Cristiano gli dà una mano perché manca la seggiola. Ha visto Vittorio. Vittorio non può fare da solo. Vi volevo girare un'altra considerazione in chiave Genoa. Perché Genoa? Perché oggi un collega del secolo XIX, sapendo che si lavora qui sul Fiorentino e sapendo della litigata Borriello-Foschi con conseguente estromissione della rosa di Borriello, ci mollano Borriello, hanno detto: perché non, a Firenze non pensano a Borriello? Visto che cercano una punta. Non mi sembra che abbia fatto grandi cose in questo pezzo